Buongiorno. Allora, come volevasi confermare, come abbiamo scritto più volte, che c'è un sistema che non va tanto bene, diciamola così, perché sennò diventa troppo pesante, che quando si comincia a dire qualcosa che tocca alcuni settori, arrivano, come le chiamiamo? Ritorsioni. Io mio già pregresso ho avute numerose ritorsioni giudiziarie, ovvero processi fantasma. Cos'è un processo fantasma? È un processo che si basa sul nulla, che ti viene intentato solo per disturbarti, per farti vedere che se tu parli ricevi un colpo. Ma io questo colpo, diciamo che me lo sono cercato con piacere, perché ovviamente oggi sono stato convocato dagli amici appartenenti alle forze dell'ordine, con i quali io, diciamo, non è che vado d'accordo, vado moltissimo d'accordo, perché mi rendo conto che tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine lavorano a stipendio fisso. Quindi io vi consiglio, non mai infierite sulle forze di polizia, sui carabinieri, sulla guardia di finanza, sulle guardie carcerarie, su chiunque lavora a stipendio fisso. Se c'è un controllore che non funziona, il controllore va perseguito. Benissimo, io oggi ho avuto la comunicazione che sono stato indagato per diffamazione da un PM di Siracusa, un PM della vecchia guardia, che si è stanziato a Siracusa e che già negli anni precedenti aveva archiviato in maniera, diciamo, non violenta, non secca, aveva archiviato con delle motivazioni, diciamo, artistiche, delle mie denunce, che erano denunce gravissime. E questo PM ancora sta in procura a Siracusa dopo 25 anni e, diciamo, si è preso la briga di indagarmi per diffamazione senza ovviamente approfondire alcuni fatti che secondo questo PM non vanno approfonditi, ma, diciamo, a parte le questioni personali tra me e la Procura della Repubblica di Siracusa, io dico in generale. Una procura dove sono saltati tre procuratori capi, non so quanti procuratori sostituti, dove devono passare anni, ti fanno processi per vendetta, perché non so quali pe piedi pesti, ma il piede che pesti non lo pesti per piacere, lo pesti per cercare di dire io voglio lavorare, io voglio un'evoluzione economica normale della mia città, della mia provincia, ma questo, come succede a Siracusa, succede in tutta Italia. E allora io dico, non abbiate paura a denunciare. Io, dopo questo invito fatto dagli amici carabinieri, sarò riconvocato il 17. Il 17 arriverà una denuncia contro questo PM che di nome fa Palmieri. E così il dottore Palmieri, prima di indagare persone, conviene che un poco spulcia, ma non spulcia per vedere chi è questo, spulcia per vedere che cosa sono questi fatti. Perché se uno ha un piede troppo grande, non glielo vuoi pestare, e allora io cambio lavoro. Io tante volte sono stato tentato di andarmene all'estero, ma no, non ci vado. All'estero ci vanno persone che pensano che è più facile, perché andare all'estero è più difficile di stare in Italia. L'Italia è un bel paese e dobbiamo farlo tornare ad essere il bel paese. Allora, se qualcuno ci perseguita, lo dobbiamo denunciare senza paura, facciamo i nomi, i cognomi, raccontiamo tutta la storia e indirizziamo le denunce alla locale Procura della Repubblica, alla Procura della Repubblica di competenza di controllo sulla locale Procura della Repubblica, quindi quello è il secondo indirizzo. Terzo indirizzo, le mandiamo al Procuratore Generale della Corte di Cassazione a Roma e
E quarto indirizzo lo mandiamo al servizio ispettivo del Ministero della Giustizia. Quindi è nostro diritto denunciare. Come veniamo indagati, così anche con leggerezza per vendetta, non so per che cosa. Diciamo, io oggi ho avuto quello che volevo, perché ora parte la prima denuncia contro il primo magistrato, poi ci sarà un'altra denuncia, che questa la faremo entro 48 ore, contro un'avvocatessa e un altro suo amico magistrato, perché se a Siracusa ancora non si è fatta pulizia totale. E allora arriva uno che non è niente, io sono nessuno. Benissimo, visto che io sono stato il primo che ho denunciato questi magistrati, ho preso un sacco di danni, di ritorsioni e di vendette. E da 25 anni questa storia continua. Visto che non si vuole chiudere, allora la continuiamo fino alla fine. Ma la continuiamo con serenità, senza nessun problema. E quando c'è qualcuno che vuole fare una querela contro di me, la vado a presentare tranquillamente. E quando io presento le querele e che si vanno a perdere, ormai non si perdono più, perché le mandiamo nelle procure competenti, anche direttamente. E quando le procure competenti gli arriva la telefonata archiviate, che quello è un rompicoglioni, anche la procura competente viene denunciata. Perché deve finire in Italia questo strapotere di pochi che usano la giustizia in maniera alternativa. La giustizia si usa normale, in maniera pacata, equa. E così l'economia nostra italiana funziona, quella siciliana, quella milanese, quella italiana. E non funziona che uno dice una parola e allora si usano i mezzi dello Stato per tappargli la bocca. E comunque continueremo e io spero che tanti altri capiscano che non devono avere paura quando hanno ragione e sentono di avere ragione. Fidatevi del vostro intuito. Grazie.